Dal mio punto di vista è stata una gara eccezionale. A cominciare intanto dal tempo, abbiamo avuto una giornata meravigliosa, non calda, la temperatura giusta, insomma, per affrontare una gara in un percorso straordinario in uno dei borghi più belli d'Italia. E un ringraziamento normalmente doveroso all'amministrazione comunale, quindi al signor sindaco Giuseppe Mandanici, all'assessore allo sport Elvira Torre, nonché a tutti i cittadini di Castroreale che oggi sono stati un po', tra virgolette, disturbati, insomma, da questo evento, che però ha rispettato tutti i tempi, e questo, insomma, è dimostrazione che l'organizzazione che sta intorno, insomma, all'evento ha funzionato, e di questi siamo felici. Il terzo evento che si terrà nella nostra provincia è il Giro Podistico Città di Terme Vigliatore, una gara dai contenuti importanti perché è dedicato a Gianluca Quartodecimo, un ragazzo che è scomparso prematuramente e che era un amante della vita e anche dello sport e dei sani valori. È la prima tappa di questo circuito che anche quest'anno le associazioni della FIDAL Messina hanno voluto mettere in piedi. Come sempre, il comitato accoglie tutte quelle che sono le proposte per fare attività a tutti i livelli, sia in pista che in strada. Ma soprattutto siamo contenti di ritornare in una location che è quella di Castroreale, in cui non si correva da quasi 12-13 anni. Quindi sicuramente questo è già un successo. Non ci siamo ancora ripresi nella provincia di Messina dalla pandemia, quindi ancora i numeri sono in assestamento. È anche vero che ci sono anche tanti eventi diciamo, con chilometraggi superiori, perché le maratone, le mezze maratone un po' la fanno da padrone, ma in questo periodo dell'anno, che è quello che, diciamo, dà avvio alla stagione estiva, le gare veloci sicuramente, lo dico, diciamo, come allenatore, sicuramente aiutano poi per le gare più importanti e più da un punto di vista chilometrico più lunghe.